Buongiorno a tutti, siamo al terzo appuntamento di questo ciclo di incontri sugli approcci critici alle terapie farmacologiche, ma più in generale in qualche maniera a quelli che sono i saperi codificati in medicina e in salute mentale. Questa volta infatti allarghiamo il campo, abbiamo due ospiti importanti, che anche uno dei quali è molto noto a Trieste, avendo lavorato molti anni in varie aziende, in particolare al Burlo, Andrea Gardini, direttore sanitario attualmente dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, e Gianfranco Domenichetti, che è professore in Svizzera presso l'Università di Lugano, della Svizzera italiana. Il tema è quello dello slow medicine, che è diventato un movimento, una corrente di pensiero e di pratiche molto importante. Credo che siamo tutti qui molto interessati a vedere in che maniera queste ricadute oggi possono aprire dei nuovi orizzonti, delle nuove prospettive in quelli che sono gli approcci anche al tema importante che alcuni anni fa è stato focalizzato in particolare da Andrea, che è quello della qualità. Quindi siamo qui oggi in una situazione in cui la questione delle terapie farmacologiche viene in qualche modo ad aprirsi su uno scenario più ampio. Porto i saluti di ASS1, il Dipartimento di Salute Mentale è particolarmente felice di ospitare questo ciclo di eventi. Ricordiamo anche che il prossimo sarà sabato 7 giugno con Nicolas Rose, che è già stato qui nel 2010 nel convegno Che cos'è salute mentale, con una ripresa del tema della psicofarmacologia. Does psychopharmacology have a future? Cioè la psicofarmacologia ha un futuro. Quindi Nicolas Rose, professore di sociologia al Dipartimento delle Scienze Sociali dell'Università di Londra, il King's College, sarà con noi per l'ultimo incontro. Quindi oggi io lascio la parola naturalmente al professor Tullio Giraldi, che ha organizzato questi incontri, cui siamo veramente grati di aver portato una ventata di pensiero critico anche in tematiche che abbiamo meno frequentato negli ultimi anni. Ricordo anche che su questo esiste un movimento per la salute mentale che si chiama Critical Psychiatry, è un movimento che in qualche modo copre un fianco scoperto negli ultimi anni in Italia, che è quello dell'interrogazione critica sui fondamenti della stessa psichiatria in termini di classificazioni diagnostiche, in termini di approcci biologici, quindi che conduce una critica serrata agli approcci più tradizionali e quindi al fondamento scientifico di questi approcci. Siamo collegati a questo movimento che ha grossi esponenti, adesso tra John Reed, Pat Bracken, che hanno anche pubblicato recentemente sul tema del paradigma, del cambio di paradigma, alcuni importanti contributi. Siamo quindi in un'area di revisione critica di molti approcci e da questo punto di vista credo che, ripeto, l'apertura di oggi sia un'ulteriore sfida ad ampliare la visione. Lascio la parola al professor Giraldi. Grazie Roberto. Io in parte penso sia doveroso introdurre e spiegare il senso di questi quattro incontri. Nel farlo ci sarà una parziale sovrapposizione, una parziale ripetizione di quanto detto le volte scorse. In parte ho cercato di aggiornarlo anche per presentare meglio le due lectures di oggi. Quindi mi scuso per quelli che sono venuti puntualmente tutte le volte e invece penso che in parte con una parziale sovrapposizione, viceversa, il messaggio viene comunicato anche a quelli che oggi compaiono per la prima volta. Allora, il tema è l'appropriatezza nel diagnosticare e trattare la depressione. La depressione è considerata un problema di grande rilevanza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dedicato la giornata della salute mentale mondiale del 2012 alla depressione, definendola una crisi globale. Le figure, i numeri, sono preoccupanti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la depressione è un fattore che contribuisce in maniera significativamente al carico complessivo di malattie e colpisce persone in tutte le comunità in tutto il mondo. È una delle principali cause di disabilità in tutto il mondo.
colpisce 350 milioni di persone nel 2012. In tutti gli studi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha condotto, dai quali risulta che nei 17 paesi esaminati, in media una persona su 20 riportava aver avuto un episodio depressivo nell'anno precedente. Quindi la conclusione sostanzialmente della parte introduttiva di questo documento è che la depressione è la principale causa di disabilità in termini di anni vissuti con disabilità e la quarta causa del carico di malattia globale in termini di attesa di vita corretta per disabilità. Questo nel 2000. La proiezione per il 2020 è che essa raggiunga il secondo posto per il carico di malattia globale, calcolato per i due sessi e per tutte le età. Quindi figure, numeri assolutamente preoccupanti. Però nello stesso documento, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è un capitolo intitolato Depressione come una conseguenza della crisi economica. E nel documento c'è un sottocapitolino, tristezza normale e depressione. Questo per inciso è attribuito a uno psichiatra italiano, Mai, che è stato presidente anche della Società Internazionale di Psichiatria. E in questa parte del documento si afferma: è importante differenziare tra la tristezza normale e la depressione. Sotto condizioni di vita avverse, come la morte di una persona cara, l'umiliazione personale, specialmente in alcune culture, la delusione seria, disappointment, la perdita di stato sociale, persino perdite finanziarie, inducono ed è attesa una risposta psicologica, che è ovviamente normale. Sotto queste circostanze sarebbe l'assenza di una risposta che sarebbe anormale, una forma di apatia, che al limite diventa e una manifestazione di disturbo mentale, come può manifestarsi in soggetti schizofrenici o con soggetti con disordini della personalità. Quindi la conclusione è che è importante differenziare tra la tristezza normale e la depressione, cioè tra una risposta adattativa, cioè avere emozioni, anche di tipo negativo, a eventi di vita rilevanti, e una risposta disfunzionale, sebbene ovviamente viene riconosciuto che questa differenziazione può essere difficile. Quindi, come dire, allora, è rilevante distinguere sensazioni che possono essere, emozioni che possono essere, potrebbero costituire sintomi per una malattia di tipo depressivo, da risposte viceversa assolutamente fisiologiche che non richiedono interventi. Per inciso, questo è il Sole 24 Ore di l'altro ieri: Italia, cresce l'uso di antidepressivi, colpa della crisi, tra chi soffre 6 su 10 non hanno cure adeguate. Allora, che tutte le persone che hanno problemi di natura depressiva non abbiano risposte è assolutamente plausibile, però preoccupa alla rovescia che in questo articolo compaia un'affermazione del professor Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria, che afferma che per dare una risposta a questo tipo di problemi è essenziale che vengano prescritti più farmaci antidepressivi. Dal suo punto di vista l'unica risposta è la somministrazione di farmaci antidepressivi, e viceversa il senso di questi incontri è convincersi che non sempre questa è la risposta opportuna. C'è un uso esteso di farmaci antidepressivi, secondo l'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali. Già esiste a monte il problema della diagnosi, quindi per la depressione maggiore la prevalenza è del 12,1%, di questi soggetti il 34,9% vengono trattati con antidepressivi e il 29,6% di questi vengono trattati con quello che viene chiamato il cosiddetto switching, cioè insomma, continuo trattamento con cambio di farmaco. Per quel che riguarda le prescrizioni degli antidepressivi, non ci sono grandi differenze tra aree geografiche, nord, centro, sud, tra maschi e femmine, nonostante la maggiore rilevanza del fenomeno depressione nel genere femminile.
non ci sono grandi differenze per età, una percentuale lievemente minore per le classi di età inferiore di 45 anni, e le classi terapeutiche sono quasi ugualmente ripresentate tranne i triciclici e tranne gli altri. Questo potrebbe voler dire che i triciclici oggi non vengono impiegati perché non si ritiene che siano adeguati per trattare la malattia depressiva, oppure potrebbero essere quei farmaci che vengono impiegati, in realtà come la clomipramina, esattamente per i casi di depressione grave, che trova una indicazione più opportuna per un triciclico piuttosto che per i farmaci più moderni. È interessante e importante ricordare che la depressione, la parola depressione, oggi, in tutti i documenti anche che vediamo, è sostanzialmente divenuta coincidente con il disturbo depressivo maggiore, come definito nel manuale statistico diagnostico dei disturbi mentali dell'Associazione degli psichiatri, degli psichiatri americani. Quindi disturbo depressivo maggiore è una parola che preoccupa, cioè vuol dire una condizione seria, mentre invece la sua definizione all'interno del DSM può, da un lato, essere all'origine della incidenza e prevalenza del fenomeno depressivo, cioè una più facile diagnosi di depressione, e gli stessi criteri diagnostici ed il senso di questi criteri è stata oggetto, fino dalla comparsa del DSM-1 nel 1962, a critiche estese, estremamente estese, che si sono ripresentate con maggior forza l'anno scorso, quando è stato varato il DSM-5, e i critici del DSM sono autorevoli. Cito uno che vi ricorderò anche tra un istante, Thomas Insel, il direttore dell'Istituto per la Salute Mentale dell'NIH, National Institute of Health degli Stati Uniti. Allora, grazie ai criteri diagnostici discutibili e discussi, che probabilmente portano a una overdiagnosis, a un eccesso di diagnosi, è quindi possibile che vengano trattati con antidepressivi, perché questa è la risposta più comune, grandi numeri di persone che in realtà stanno esclusivamente vivendo l'adattamento ad eventi di vita con emozioni normali, che non soffrono di un disturbo mentale, per cui in realtà gli antidepressivi sono stati originariamente messi in commercio. Quindi Thomas Insel, oltre alle critiche al DSM-5, si sta dimostrando un serio critico anche dei correnti protocolli per i trials clinici grazie ai quali i farmaci antidepressivi vengono messi in commercio. Corrispondentemente l'NIH e l'NIMH, cioè i due istituti per la salute e per la salute mentale degli Stati Uniti, hanno finanziato qualche anno fa, assieme a uno studio CATI che riguarda i farmaci antipsicotici, che ha trovato anche studi fatti, poi degli approcci fatti anche in questo Dipartimento di Salute Mentale, ha finanziato lo studio STAR-D, in cui è stata valutata in un contesto più reale l'efficacia clinica degli antidepressivi. E i risultati ottenuti sono decisamente sconfortanti, nel senso che la risposta a un primo trattamento con un SSRI è di meno del 50%, e tutti gli switching, augmentation ed altre strategie per avere risposte carenti nel primo approccio con SSRI, citalopram, sono altrettanto sconfortanti. Un sottoprodotto è che è altrettanto dimostrata l'efficacia di approcci di tipo psicoterapico. Lo scenario oggi sta cambiando, gli antidepressivi sono stati blockbuster, farmaci che sono stati estesamente prescritti e che hanno generato enormi ritorni finanziari alle ditte produttrici. I farmaci antidepressivi non lo sono più, l'unico blockbuster del sistema nervoso centrale oggi è l'aripiprazolo, che poi bisogna vedere quanto significa nel mondo della schizofrenia. È ancora confortante l'idea che l'NIMH, sempre col suo direttore Thomas Insel, recentemente ha adottato la politica di finanziare esclusivamente trials clinici per psicofarmaci, inclusi gli antidepressivi, con protocolli di terapia realistici e che includessero l'identificazione e validazione, che è un tema cruciale, di biomarkers ai fini della diagnosi e di targets farmacologici ai fini di un approccio razionale al reperimento di new molecular entities, cioè di nuovi principi attivi. Direi che l'unica cosa che vi dirò di questa slide, per non impiegare troppo tempo poi ai nostri relatori, è che un'azione che è certamente importante è quella di demedicalizzare
in questo caso di depsichiatrizzare, diagnosi e terapia di quelle condizioni che in realtà non sono un reale problema di disturbo di malattia mentale. Questo, particolarmente la prescrizione di antidepressivi, porta a realizzare che l'uso di antidepressivi per la depressione d'ansietà lieve e moderata è inappropriato, con parola che gli amministratori sanitari usano con grande attenzione. Inappropriata perché per la depressione ed ansietà lieve gli antidepressivi hanno un'efficacia limitata coincidente con l'effetto placebo. E perché? Non esistendo una condizione di malattia che possa rispondere neanche al trattamento, che semplicemente non c'è malattia, non c'è risposta alla farmacoterapia, tutti gli effetti avversi che d'altro canto gli antidepressivi inducono sono non controbilanciati da un'azione terapeutica. È anche vero poi che c'è un'azione importante di marketing da parte dei produttori per portare alla sottovalutazione degli effetti avversi degli antidepressivi, tra cui sono certamente rilevanti il possibile aumento di rischio suicidario, che è sostanzialmente tanto elevato da essere riportato in etichetta degli antidepressivi venduti negli Stati Uniti per obbligo delle Food and Drug Administration, quantomeno per i soggetti più giovani, certamente come effetti avversi calo della libido nel maschio, rischio di sanguinamenti ed interazione con altre farmacoterapie, particolarmente rilevante nel caso dell'anziano che riceve un numero elevato di medicazioni contemporanee, e la stessa discontinuation syndrome, cioè il fatto che spesso non è facile interrompere l'assunzione o la somministrazione di antidepressivi. Corrispondentemente esiste ampia letteratura che i tipi di interventi più vari sono efficaci, altrettanto più efficaci della farmacoterapia per la depressione ed ansietà lieve o moderata, quali per esempio vari tipi di psicoterapia, la meditazione, la stessa biblioterapia che le linee guida inglesi in questo periodo, in poche settimane fa, hanno riportato all'attenzione. Mi permetto di ricordarvi sempre più brevemente possibile che in Gran Bretagna è successo un evento veramente straordinario, ovvero il National Institute for Clinical Excellence, NICE, è l'ente indipendente che in Gran Bretagna produce linee guida che poi vengono adottate dal sistema sanitario di quel paese. E da tempo il NICE ha prodotto linee guida per un cosiddetto stepped care model, che è questo che vedete nella slide, che prevede per manifestazioni depressive, quindi per tutte le presentazioni conosciute e sospettate della depressione, lo step one, il primo livello di intervento, è valutazione, supporto, psicoeducazione, monitoraggio attivo e presa in carico per ulteriore valutazione e intervento. Se questo non basta, c'è lo step due, per sintomi depressivi persistenti sotto soglia o depressione lieve o moderata, ancora interventi a bassa intensità di supporto psicologico, eventuale somministrazione di farmaci e comunque presa in carico e programmazione di interventi futuri, e ancora interventi più energici nel caso il disturbo sia persistente e grave. Quindi, come dire, il primo intervento è questo. Questo è la linea guida. Interessante che il tutto è stato realizzato in pratica, cioè in Inghilterra è stato realizzato il programma di cui ha parlato Dave Richards, quindi è stato anche oggetto degli incontri precedenti, ha realizzato il programma IAPT, Improving Access to Psychotherapy, in cui sono state identificate strutture del sistema sanitario nazionale i cui operatori sono stati forniti per dare esattamente il counseling e l'intervento del tipo psicoeducazionale che compariva nella slide precedente. I risultati ottenuti sono decisamente positivi ed è in corso in Gran Bretagna la valutazione di quale sia il minimo intervento iniziale di supporto e psicoeducazione efficace, cioè di non eccedere anche in questa dimensione, in maniera da poter farne godere il numero più grande di utenti dei servizi pubblici, con largo impiego di strumenti di contatto e di interazione con le persone che hanno bisogno, che parte semplicemente da contatti telefonici, all'uso di internet e allo stesso della biblioterapia che vi dicevo,
e so che è un tema delicato, sono consapevole, tutti sono consapevoli della delicatezza, anche in aggiunta alla psicoterapia cognitivo-comportamentale, anche alla psicoterapia cognitivo-comportamentale computerizzata, sempre come ausili, dico io, alla presenza di operatori formati ad hoc. Noi a Trieste, in maniera molto più modesta, con Asuno, stiamo cercando di avviare uno studio di fattibilità, quindi con Asuno e con due gruppi di medici di medicina generale, col dottor Giammarini Balsante e i suoi colleghi da una parte e col dottor Daniele Veglia e i suoi colleghi dall'altra a Muggia, insieme con la dottoressa Jovic, che è una sinistra di ricerca, psicologa del mio dipartimento, esattamente avendo come obiettivo lo studio di fattibilità, quello di capire quanto possa funzionare l'offerta nell'ambito della medicina generale di alternative alla pura prescrizione di farmaco antidepressivo e piuttosto di un colloquio per un supporto un intervento, diciamo così, di problem solving oltre che di psicoeducazione. Vabbè, oggi, quindi queste cose in parte sono state presentate negli incontri precedenti, il futuro, come diceva correttamente, come diceva gentilmente Roberto Mezzina, ci sarà ancora Nicolas Raus che parlerà del futuro e se c'è un futuro della psicofarmacologia. Oggi viceversa abbiamo graditi ospiti Andrea Gardini e Gianfranco Domenighetti, che mi sono permesso di mettere sotto l'etichetta Slow Medicine, la medicina sobria, rispettosa e giusta, a cui movimento, iniziativa a cui essi contribuiscono in maniera significativa. Sono due persone di grande esperienza. Vabbè, ripeto così telegraficamente che Andrea, oltre che essere molto popolare a Trieste, gli stessi modi in cui è stato accolto qua penso dimostrino quanto ha delle persone che hanno affetto per lui, oltre che stima. Attualmente è direttore sanitario dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara ed ha avuto varie attività, è un pediatra di formazione, specialista anche in igiene e medicina preventiva, ha lavorato recentemente come direttore di struttura dell'ospedale di Monfalcone. E, altrettanto sinteticamente, direi che Gianfranco Domenighetti è stato per lungo periodo direttore dell'Ufficio Cantonale della Salute del Canton Ticino, anche come centro collaboratore con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è docente presso alcune università svizzere, particolarmente in questo periodo. Spero di non essere stato troppo sintetico e direi di, se non c'è altre domande o cose, di passare direttamente la parola a Andrea per il suo intervento. Grazie.